Grazie, ringrazio anch'io intanto la Regione che mi ha presentato e che ci ha finanziato questo studio e ovviamente gli organizzatori di questo evento per avermi invitato a presentarlo. Io comincerò con un paio di slide di veloce presentazione mia perché nella fase in cui si affronta questo tema dei costi e delle valutazioni economiche legate alla direttiva quadro, comunque all'acqua credo sia importante anche farsi un po' alla volta una mappa di dove sono le competenze importanti per determinate attività. Io sono agronomo di formazione, poi mi sono specializzato in economia agraria e lavoro principalmente su settori che hanno a che fare con l'agricoltura, in particolare politica agricola comunitaria, sue applicazioni e impatti, e anche in relazione agli aspetti ambientali. E mi occupo anche, mi sono occupato per un quindicennio in parallelo di valutazioni economiche legate alle risorse idriche, in particolare alla direttiva quadro acqua. E tra le cose alle quali ho partecipato ci sono alcuni progetti che riguardano specificamente la valutazione e la formulazione di linee guida per la valutazione dei costi ambientali della risorsa, nonché sugli strumenti economici poi per l'implementazione della politica dell'acqua che credo sia utile ricordare perché magari ce ne siamo occupati già qualche anno fa quando non c'era ancora tantissima sensibilità su queste cose e poi magari ci troviamo oggi a fare uno studio nuovo per scoprire qualcosa che più o meno il progetto Acquamoney magari aveva detto 7-8 anni fa. Però non è questo l'oggetto della mia presentazione di oggi, ma è invece una overview abbastanza sintetica di questo studio che abbiamo fatto appunto per la Regione Emilia-Romagna e che è già stato presentato. Come accennato è stato uno studio finanziato dalla Regione attraverso ARPA e come Università di Bologna abbiamo lavorato in strettissimo contatto con ARPA e questo mi serve anche per sottolineare un aspetto che ritengo molto importante ed è che come economisti probabilmente andiamo poco lontano se non riusciamo ad interagire bene con la base tecnica, sia dal punto di vista idrico-idrologico, sia dal punto di vista ecosistemico, che ci permette poi di ricondurre dei fatti fisici o biologici a dei valori. L'obiettivo che ci è stato dato per questo studio è stato quello di valutare costi e benefici dell'implementazione della direttiva quadro acque in Emilia-Romagna su una scala di regione, o meglio con applicazione all'intero territorio regionale, poi come vedremo su scale anche abbastanza diversificate, per valutare la proporzionalità o meglio la disproporzionalità dei costi. Naturalmente rispetto ai temi che abbiamo discusso oggi, all'interno di un esercizio di questo genere ci sono molti aspetti direttamente attinenti che magari riguardano soluzioni che vanno direttamente al problema di valutare i costi ambientali della risorsa, altri aspetti che vanno un po' oltre sia nella linea della disproporzionalità e quindi dell'interpretazione di cos'è o non è sproporzionato. Sia sul tema della valutazione di specifiche misure che di per sé apre altre questioni. Non credo sia necessario presentare un po' il territorio della regione e i suoi problemi, è stato già accennato alla forte diversificazione, che vede in particolare una pianura con forti attività, produttive e con determinati problemi ambientali, invece una zona appenninica con altre tipologie di problemi. E alcune realtà molto localizzate che sono in particolare le zone di conoidi, ma ancora di più aree invece di valore ecologico legate ad esempio a zone umide o cose simili nella pianura in cui l'acqua si incrocia con il mantenimento invece di un sistema di servizi ecosistemici molto articolato. Ecco, tenterò di soffermarmi più che altro su questa diapositiva, anche se forse non si vede bene, perché sul tema di valutare costi e benefici dell'applicazione della direttiva, ovviamente la prima cosa è capire da dove cominciare. Il tipo di approccio che abbiamo usato noi è stato di valutare sia i costi sia i benefici, a partire da una definizione degli obiettivi di Stato, in particolare facendo riferimento a un'ipotesi di portare tutte le acque della regione ad uno Stato buono, e rispetto a questo tentare di vedere appunto i costi necessari e i benefici ottenuti.
Allora, sul lato dei costi, il primo problema è che se si immagina di attuare delle misure per ottenere lo stato buono, in realtà non abbiamo una descrizione o una definizione particolarmente dettagliata delle misure. Per cui ci siamo trovati a stilizzare, gli interventi, attraverso l'identificazione in sostanza delle variazioni di pressione necessarie, al raggiungimento dello stato obiettivo, collegandole a delle ipotesi, di descrizione di misure, in termini di tipologia e di intensità che consentissero quella variazione, di pressione. Ecco, una volta che si faccia questo, abbiamo tentato di calcolare il costo di queste misure, dopodiché il problema immediatamente successivo è che ci sono tante alternative di misure che possono portare allo stesso risultato. Quindi a questo punto abbiamo iniziato un processo un po' per tentativi ed errori, di identificazione di un pacchetto di misure, al minimo costo. E questo è un tema non banale, perché, si possono fare tante proposte diverse per intervenire, ma identificare su scale territoriali più o meno articolate qual è il modo alla fine più funzionale diventa estremamente complicato e può fare delle differenze radicali in termini di costo stimato. L'idea di tutto questo è di arrivare più o meno ad un costo minimo per ottenere quello stato. Dal lato dei benefici, invece, la questione che abbiamo cercato di valutare è stato il valore economico dei benefici a partire dall'identificazione della variazione di stato necessaria per arrivare a quello obiettivo. Questo perché uno dei parametri, di riferimento per capire il beneficio economico, a prescindere da altri dettagli, è proprio, l'ampiezza della variazione di beneficio che dipende dalle condizioni di partenza, sostanzialmente. Qui abbiamo cercato di identificare, le tipologie di beneficio. Sapete che una delle tematiche principali, è stata accennata tante volte, è più o meno il fatto di avere dei riscontri di mercato che permettono di misurare questi benefici. Arrivati ad una valutazione dei benefici, abbiamo cercato di, valutare il grado di proporzionalità dei costi attraverso dei rapporti costi-benefici, e anche attraverso degli indicatori di costo efficacia. Questo era risparmio. Questo processo, come accennavo, ha, richiesto un'identificazione, una classificazione delle misure, più o meno articolate, ma che alla fine in gran parte hanno a che fare con il settore agricolo, diviso tra il settore agricolo e il settore zootecnico, perché le tipologie di intervento sono poi in realtà abbastanza diverse, anche se in alcuni casi, collegate. Altra chiave di classificazione sono le differenze tra cose che intervengono su corpi idrici superficiali e invece interventi che, riguardano corpi idrici profondi. Profondi, insomma, non di superficie sotterranea. E ovviamente abbiamo anche dovuto identificare sia misure che riguardano in qualche modo la qualità, quindi pressioni legate ad esempio all'uso dei fertilizzanti, sia questioni legate ai prelievi. La maggior parte delle, misure, soprattutto per l'acqua superficiale, sono andate a ricadere su tematiche che riguardano nutrienti, relativi al settore agricolo e parzialmente zootecnico, che è un problema comune, un po' a tutta la pianura padana. Analogamente abbiamo una serie di misure per i corpi idrici sotterranei che in parte vi risparmio, ma ci torneremo per una tematica che riguarda il collegamento tra corpi idrici superficiali e sotterranei. Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, l'altro tema in termini di ricerca di un costo minimo, di un costo sensato di intervento, riguarda il fatto che ci sono delle relazioni tra, i vari tratti dei corsi idrici. Qui una delle cose, importanti che abbiamo cercato di fare, avendo a disposizione un database, piuttosto dettagliato di ARPA sulla struttura, dei corpi idrici, considerando anche i vari tratti delle aste fluviali, è stato quello di cercare soluzioni a minor costo, tenendo conto degli effetti a valle, degli interventi in ciascuna area. Per cui abbiamo calcolato anche gli abbattimenti lungo i corsi idrici e gli effetti dell'intervento in un'area su tutte le aree, appunto a valle.
L'altra questione, vi accennavo, sono le interazioni tra acque superficiali e acque profonde, per le quali una serie di interventi relativi alle acque superficiali hanno anche effetti su acque sotterranee di qualche misura, e anche in questo caso abbiamo cercato in qualche modo di tenerne conto. Per quanto riguarda la stima dei costi, ovviamente anche noi abbiamo dovuto affrontare tematiche relative a costi di investimento e relativi ai problemi di annualizzazione. Dall'altra parte abbiamo dovuto considerare dei costi annuali, e tra i costi annuali in particolare un tema molto importante è quello dei mancati redditi, o comunque di redditi persi a causa di vincoli o di interventi. Qui naturalmente si apre una tematica molto importante che si collega anche alla presentazione precedente su qual è l'unità sulla quale avviene la variazione di tecnologia che genera il costo e chi è invece che lo finanzia. Questo è un tema molto articolato, soprattutto quando si parla di misure, perché di misure che vanno a impattare sui temi che abbiamo trattato, pensiamo ai fertilizzanti in particolare, ce ne sono tante, dove da una parte ci sono magari prescrizioni di tipo vincolante, ma dall'altra parte ci sono interventi da parte, ad esempio, dell'Unione Europea, con dei pagamenti per la riduzione dell'uso di inquinanti. Questo pone peraltro un altro problema, che è una misura dell'efficacia di questi interventi, perché si accennava prima, in molti casi sono interventi che sappiamo essere probabilmente poco efficaci, in molti casi in realtà non lo sappiamo, per cui nel confrontare costi e benefici c'era il rischio di fare degli errori grossi nel tenere conto, diciamo così, dell'efficacia di diversi tipi di misure e anche di diversi livelli di costi di transazione per l'implementazione. Tenete conto che quando noi facciamo la giustificazione dei pagamenti, ad esempio per le misure agroambientali della PAC, in molte misure oltre metà del premio, indicativamente il 20%, ma spesso molto di più, è legato ai fattidici costi di transazione, che sono quelli che servono per far funzionare, detto un po' grossolanamente, la misura. Il problema si pone in modo ancora più evidente dal lato dei benefici, perché, come sappiamo, valutazioni ambientali, in particolare per effetti che non abbiano dei valori di mercato, non sono così frequenti e sono anche dispendiose da fare, perlomeno erano più dispendiose di quello che era a disposizione nostra per farlo. Per cui abbiamo usato un metodo che si chiama benefit transfer, che nelle versioni più grossolane è più o meno l'uso di prezzi stimati da qualcun altro da un'altra parte. In realtà è qualcosa un po' più sofisticato, perché non basta prendere un numero, ma bisogna cercare di calarlo, c'è tutta una letteratura, ci sono dei meccanismi per farlo, ma in questo caso abbiamo provato di usare questa sorta di scorciatoia. Quindi non siamo andati, parlo anche per i più addetti ai lavori, appassionati di cose economiche, non siamo andati a fare choice experiment di valutazione della variazione dello stato dell'acqua, l'avevamo fatto in altri progetti peraltro. Allora, due o tre elementi di risultato, più che altro come elementi di discussione. Mi sono reso conto di non aver messo nelle slide niente di particolarmente semplice, ma per farvi capire il primo punto importante, vi chiedo di guardare questo punto e di vedere dove si colloca in verticale. Questa linea rappresenta il risultato con i dati, diciamo, centrali, quelli che ci sembravano più probabili utilizzati, sulla media della regione. Se guardate dove si colloca su un ipotetico valore medio del rapporto benefici e costi, siamo sotto il 20%. Vuol dire che dalle nostre stime in media sulla regione i costi sono circa 5 volte i benefici. Naturalmente qual è il problema? Qui abbiamo messo anche una scala con una sensitività, tanto per vedere cosa succede se si cambiano un po' i parametri. Qual è il problema? È che ovviamente la regione è molto eterogenea e più si spacchettano territorialmente questi costi e questi benefici, più si nota una variabilità di risultati.
Questo è uno spacchettamento fatto tra alcune macro regioni identificate con riferimento ai bacini sotterranei, sui quali è stato calato anche la situazione della componente superficiale, diciamo, proiettata sul bacino. Dove vedete che però, di nuovo, guardando grossolanamente alla scala benefici-costi, siamo comunque tendenzialmente sotto l'uno, cioè i benefici sono solo in pochi casi vicini ai costi, tendenzialmente non superiori, ma ci sono molti casi ovviamente ampiamente sotto di noi. Abbiamo provato anche a immaginare qualche ragionamento su quanto costerebbe arrivare complessivamente ad ottenere il risultato di stato buono, ma soprattutto mettere in relazione, diciamo così, il rapporto benefici-costi delle singole unità che abbiamo valutato sul territorio alla spesa complessiva, per fare un paio di ragionamenti che potrebbero essere: a seconda di quanti soldi abbiamo da investire, a che rapporto benefici-costi pensiamo di poter arrivare. Oppure, a seconda del rapporto benefici-costi che riteniamo accettabile, quanto implica come spesa raggiungere i risultati della direttiva. Queste, vedete, sono due linee, perché abbiamo provato a fare una analisi di sensitività prendendo gli estremi e vedendo che cosa succede. Questo è un altro modo, se volete, di vedere la cosa, in cui abbiamo cercato di mettere la quota di corpi idrici risanabili a seconda della quantità di denaro che la Regione vuole investire. Un tema collegato a certe tecniche specifiche che troviamo sui manuali, sulle linee guida per valutare i benefici ambientali che poi ricadono sul benefit transfer, e che sembra un po' un dettaglio ma alla fine è molto importante, è: se stiamo usando valori che derivano da stime fatte attraverso metodi per intervista, ad esempio valutazioni contingenti, choice experiment, eccetera, cosa facciamo di coloro che non rispondono alle interviste? C'è tutta una letteratura su questo, ma fatto sta che quando prendiamo un valore di benefit transfer, dobbiamo fare un benefit transfer da stime realizzate da qualche parte alle nostre condizioni, una cosa fondamentale è chiedersi quante persone poi in realtà sarebbero disposte a pagare quel valore che è stato stimato sulla base di un sottocampione autoselezionato. In alcuni casi, in realtà dipende poi da dei dettagli di come sono fatti gli studi, possono essere degli zeri, possono essere invece dei valori di tipo diverso, insomma c'è tutta una questione sulla quale non entro. Il problema è che se vogliamo generare dei valori sul quale poi far pagare soldi a qualcuno, ovviamente sono dettagli che contano, ed è importante anche aver presente quanto sono solidi o no. Una slide veloce di conclusioni relative al caso. Allora, in generale, in base ai calcoli che abbiamo fatto noi, l'idea di raggiungere lo stato buono all'interno della regione Emilia-Romagna è probabilmente un'idea abbastanza giustificabile per alcune aree, probabilmente non giustificabile in tante altre. Questa peraltro non credo che sia un'eccezione, perché succede abbastanza frequentemente quando si fanno questi ragionamenti su scale molto ampie. Cioè, un conto è se partiamo lavorando su zone e target dove sappiamo essere già delle criticità. Ma quando immaginiamo di fare sistematicamente delle variazioni importanti di tipo ambientale, scopriamo spesso che non vale la pena di intervenire dappertutto. Un tema che però è altrettanto importante è che anche quando si fanno questi studi è necessario essere pronti ad interpretarli politicamente. Quant'è il rapporto benefici-costi che va bene? È da discutere. Chiaramente un economista direbbe che deve essere maggiore o uguale a 1 in prima istanza, no? Però non è assolutamente detto che questa sia la risposta, anche perché spesso non porterebbe ai risultati che ci si aspetta. Poi c'è un problema di distribuzione. La cosa che viene fuori nel nostro caso, che credo sia anche questa abbastanza frequente, è che la maggior parte dei costi, quasi il 90%, sarebbero brutalmente a carico del settore agricolo. Adesso me li fa scappare, le abbiamo flaggate. Questo assumendo una certa modalità di calcolo del costo.
Nella realtà sarebbe veramente il 90% a carico del settore agricolo? Sì, se noi imponessimo queste cose con un vincolo che dice: voi da domani non utilizzate più fertilizzanti di questi. In realtà le cose sono più articolate. C'è un PSR che finanzia certi tipi di adeguamenti, altri tipi di adeguamenti potrebbe non valer la pena di realizzarli perché abbiamo visto che non conviene, quindi è un tema abbastanza da articolare. Ovviamente una cosa abbastanza, ovviamente si tratta di dati che sono fatti più per essere la base per processi di ragionamento, di negoziazione, quindi politici come dicevo, e un tema che credo sia abbastanza importante è passare da numeri in astratto come questi che danno delle visioni di insieme invece a una progettazione degli interventi e o al dettaglio delle valutazioni. Alcune criticità che più o meno che penso di aver già messo in evidenza: una cosa è la disponibilità di dati tecnici di supporto, tecnici intendo tutto quello che non è economico, ma ad esempio da economisti in cui pensiamo che tutto il resto delle cose siano già note, sono rimasto abbastanza sorpreso di alcuni buchi nella catena di informazioni, ad esempio sulle relazioni idrologiche tra i corpi idrici e tante questioni di questo genere. Rispetto a valutazioni di questo genere, in collegamento col disegno di misure di intervento, c'è il tema che è sempre un po' un gatto che si morde, non mi ricordo che animale era che si mordeva la coda, è legato al fatto che quando facciamo delle valutazioni vorremmo avere delle misure già ben definite, e poi dopo che le abbiamo valutate diciamo che non va bene, quindi vorremmo intervenire nel modo in cui sono fatte le misure, che a quel punto sarebbero cambiate, quindi dovremmo rivalutarle. C'è un ciclo in cui se ci fossero risorse potremmo probabilmente mantenere la nostra, finanziare bene la nostra disciplina, ma invece visto che non ce ne sono tante bisogna insomma in qualche modo organizzarsi pragmaticamente. No, un grande tema in termini di dati è la coerenza delle scale di analisi. Quando si parla di misure abbiamo certe scale, certi confini, l'idrografia ha i suoi, e gli effetti sono ancora diversi. E ovviamente su certi valori c'è ad esempio la distribuzione demografica e la distribuzione delle attività produttive che va su scale ancora diverse. C'è una grande incertezza ancora sui valori economici che ci aspettiamo che vengano fuori o che possono essere messi in campo, e qua devo dire che da questa esperienza noi siamo molto spesso abituati a lavorare sui benefici come componente problematica, ma anche i costi non scherzano. Se noi prendiamo semplicemente valutazione di costi in termini di mancati redditi nel settore agricolo su scala abbastanza piccola, c'è una quantità infinita di problemi legati al fatto che abbiamo statistiche agricole, ad esempio legate alla contabilità agraria, non rappresentative su scala piccola, abbiamo problemi a identificare i riparti, ce n'è di ogni genere. Ecco, uno dei temi che forse sarebbe importante è, visto che qui abbiamo fatto una valutazione su scala abbastanza ampia, avere anche più analisi su scala più mirata e magari riuscire a condividere in modo un po' più fluido i risultati di valutazione economica dove ci sono, perché questo sicuramente aiuterebbe almeno ad avere dei valori di riferimento su cui lavorare. A proposito di questo tema mi sono permesso di fare pubblicità a me ma non solo, a questo progetto sul quale c'è non solo sono coinvolti alcuni degli stakeholder qua in sala, ma c'è anche un tentativo di unire dei ragionamenti di tipo proprio di intervento con delle valutazioni economiche, in questo caso sul riuso. Io su questo chiudo dicendovi che se qualcuno è interessato al dettaglio della roba che vi ho raccontato sinteticamente, trova il report completo su questo sito della Regione Emilia-Romagna, e se qualcuno invece ha bisogno di citare una pubblicazione in taglio più accademico, c'è questa pubblicata su una rivista che si chiama Water, e vi ringrazio. Grazie mille. Come sempre viene fuori i buchi del nostro sistema, e a cominciare dalla necessità di avere informazioni date, che siano validate, che siano acquisiti, validati e poi diffusi, perché poi queste informazioni possono essere anche utilizzate in maniera coerente nella pianificazione.